saranno le nuove rotte della reputazione del 2023? Beh, mentre vi parlo è da poco uscita la lettera di Larry Fink, il CEO di BlackRock, che è la più grande società di investimenti al mondo, ai suoi investitori. È diventato ormai un must imperdibile per chi vuole capire gli indirizzi della finanza dei prossimi anni. Non parlo solo dell'alta finanza, ma anche delle linee guida per le imprese. Anche Larry Fink quest'anno si concentra su un aspetto chiaro a molti, ma ripeto, le cose cambiano quando a dirlo è chi decide a chi dare soldi e a chi no, eh. Alla base del capitalismo c'è un costante reinventarsi per non rischiare di essere soppiantati da nuovi competitor. Insomma, le aziende devono continuamente evolversi di pari passo con il mondo che li circonda. Sta cambiando il modo in cui le persone lavorano e il modo in cui i consumatori acquistano. Stanno nascendo nuove attività e alcune ne stanno magari uscendo distrutte o morendo, ma soprattutto si sta accelerando ancora di più il modo in cui la tecnologia sta rimodellando la vita e il business. L'accesso al capitale per trasformare idee in realtà per le società innovative, cioè quelle che cercano di adattarsi a questo ambiente in costante evoluzione, è più agevolato che mai. È molto facile oggi per queste aziende avere soldi da fondi di investimento. Inoltre, la relazione tra un'impresa, i suoi dipendenti e la collettività è in fase di totale ridefinizione. Per chi rispetta le regole, insomma, c'è un facile accesso al credito. Per questo BlackRock invita i CEO e gli imprenditori a questo punto a mostrare una voce coerente, uno scopo chiaro della propria azienda, una strategia coesa e una visione nel lungo periodo. In questo clima di incertezza, lo scopo della vostra impresa deve essere la stella polare che guida. Gli stakeholder su cui la vostra società fa affidamento per generare profitti per gli azionisti hanno bisogno di sentirvi parlare direttamente, desiderano essere coinvolti e ispirati dai loro. Insomma, bisogna metterci la faccia e c'è bisogno di esporsi sulle questioni sociali connaturate al successo a lungo termine delle nostre aziende. Deve cambiare, dice Larry Fink, il rapporto con i dipendenti. La normalità prevedeva che i dipendenti andassero in ufficio 5 giorni alla settimana. Non si parlava di salute mentale sul luogo di lavoro, non si parlava di salari, non si parlava di manodopera a basso e medio reddito, che non cresceva mai. Quel mondo però è finito. Ora i lavoratori possono scegliere anche alle forme più diffuse di lavoro agile e se un'azienda non riesce a creare ambienti migliori e più innovativi per i loro dipendenti, non riuscirà a prendere le persone migliori e a generare maggiori profitti per gli azionisti. Tradotto, per rispondere alle tante polemiche lette sui giornali nei mesi scorsi, non è che non si trovano risorse per la vostra attività, è che non siete attrattivi. La vostra impresa non è attrattiva e se non iniziate oggi a renderla attrattiva e a coltivare quella dimensione reputazionale nei confronti dei dipendenti, rischierete di chiudere voi. Un bel cambio di paradigma rispetto al tanto noto italico lavori per me e fai quello che dico io. Non funziona più così. La grandissima presenza di denaro per le imprese innovativo, a cui accennavo prima, vuol dire che ogni settore può contare su un elevato numero di start-up dirompenti che cercano di spodestare i leader di mercato. Se non si vuole fare la fine dei tanto citati Blockbuster, Nokia e grandi colossi dell'economia distrutti e perdere competitività a favore di realtà più piccole e dinamiche, i CEO e gli imprenditori e le società radicate sul territorio devono comprendere appieno i cambiamenti in atto. Se siete una delle tante piccole e medie imprese radicate sul territorio italiano, magari siete voi che avete creato l'azienda, magari siete voi che la portate avanti con successo da decenni, beh, se il vostro mantra è facciamo così perché si è sempre fatto così, perché c'ho ragione io, dovete cambiare, dovete farlo ora e avete bisogno di inserire manager e di proiettare la vostra impresa verso il futuro. Non è un avvertimento ambientalista, ma capitalista in tutti i sensi. Ogni impresa, ogni settore uscirà trasformato dalla transizione verso un mondo a zero emissioni. La domanda ora è, voi sarete tra coloro che guideranno il cambiamento o tra coloro che saranno guidati dal cambiamento? Una terza opinione non esiste. La nostra domanda per questi imprenditori è, cosa state facendo ora per trasformare il vostro business? Come vi state preparando e come state partecipando alla transizione verso l'azzeramento delle emissioni? Mi faccio forza rispetto al settore in cui mi muovo, che è quello della reputazione, che la convenzione di BlackRock è che le imprese ottengono risultati migliori quando sono consapevoli del loro ruolo all'interno della società e quando agiscono nell'interesse dei loro dipendenti, clienti, comunità e azionisti. È questione di reputazione e nel 2023, se non hai ancora iniziato a farlo, dovrai iniziare a lavorare principalmente su questo. Questi sono i trend nel 2023.
niente.